il primo round del torneo. 50 euro. Che torneo? Quale 50 torneo? Euro in palio. Allora, voi due, okay, vi dovete saccagnare al mio via. Dico pronto? Io, no, non ho detto via. Scusa. Oh, vai forconato. No, non mi forconare. Allora, al mio via, Strezzi, sei mangiato. È vita. Tieni, mangia sto pane. Allora, al mio via, 50 euro in palio per il vincitore, eh? Si voglia un duello all'ultimo sangue con nessuna esclusione di colpo. Ma che duello? Ma che cosa? E poi è successo un disastro. No, stai zitta un attimo, ti metti dietro un attimino, che stiamo facendo. Un attimo! Un attimo, il disastro aspetta. Ok, 3, 2, 1, si via, inizio alle danze. Ti zaccagno, Zaccagno. Uno dei due si può arrendere. Arrendo. Ok. Mi sembra giusto. Stre è il vincitore. Bannaccia. Di 50 euro. Molto bravo. Ti do subito i 50 euro, Stre. Bravissimo. 50. Tieni. Bravo, eh. Complimenti. Ora puoi dire la tua tragedia. Che cosa è successo? Il cavallo. Cosa c'è il cavallo? È sparito il mio cavallo. Quello piccolo che ho comprato da te. Quello bianco, carinissimo, adorabile. È sparito. Davvero? Questo è un... Ma non lo stai prendendo come dovresti. No, aspetta. Zitti tutti, perché questo è un caso per l'ispettore Lionesio. Allora, tu, pezzo io. Di... Io? Dov'è? No! Troppo. Okay. Allora, tu, sospetto signore, dov'eri la notte scorsa quando è sparito il cavallo di Sbarnata? Era a dormire! Non è vero, non eri a dormire. Come allora, no? Vabbè, sì, nella tua vita eri a dormire. Intendo se hai giocato qui sulla nostra vanilla, Non mi pare, non mi pare. Ma mica sappiamo se è sparito di notte, poi. Vabbè, ieri c'era, scusa, è sparito stanotte. Ieri c'era, oggi giusto, non c'è. Hai ragione, sei proprio bravo, eh. Tu, roseo braccio del cacchio. Non sono stato io, secondo me è stato l'altro gatto. No, secondo me devi stare zitto, perché qua non ci sono, l'ispettore Lionesio non dà spazio alle mele marcia come te. Prima di tutto, parla, altrimenti ti infilzo. Hai giocato stanotte? Sei entrato? No. Sei sicuro? Guardalo negli occhi. Cosa stavi facendo stanotte? Cosa facevi? Dormivo. Mi sembra un alibi ragionevole, comunque. Anche io dormivo stanotte. Vabbè, andiamo a vedere sulla zona del crimine, Anna. Vieni. Pure ora. Dove l'avevi il cavallo? Ce l'avevo nella stalla insieme ai lama. Ok, nella stalla qui, quindi, in questa stalla. Sì, venite anche mia voi. Nella stalla personale dei lama. E non fatevi trovare dietro. Ah, e poi, tra l'altro, oggi dobbiamo anche andare, perché qua c'è un botto di investigamento da fare. Appunto, c'è questo è anche un altro problema. Perché adesso sono decavallata. Decavallata, perché noi dovevamo andare a continuare a seguire le tracce del ladro, no? Tu, Alex, non c'eri, ma noi stavamo seguendo le tracce del ladro della vanilla, quello che ci ha rubato le cose a tutti. Tu lo vuoi tutto. Lo vuoi trovare? Lo voglio trovare. Non picchiare. Non si fa così. Perché no? Perché Stre ha vinto il torneo, quindi tu devi essere sottomesso per il momento. Sei un peone. Allora, qui è il posto, Anna? È sì, qui? Esatto, era lì, è legato insieme allora, a lama. Aspetta che prendo l'oggetto per vedere le tracce dei giocatori. Non mi ricordo mai com'è che... Aspetta, mi pare che... Aha! Ci sono delle impronte, almeno due. Dove? Ce n'è anche una qua. Dove? Un'impronta, qua. Una qua. E poi ci sono due impronte qua dentro. Fuori, contamini le prove, mostro. Contaminare. Tanto voi non vedete niente, le vedo solo io. Allora, ce n'è due che vanno di qua. Probabilmente qua c'è un blocco di terra scavato. Però sotto non c'è niente, ero sospettoso che magari potesse contenere qualcosa. Il cavallo era tipo qui, Anna, vero? Sì, qua dentro. Era sul legno era. Sul legno, ma infatti allora è stato lui. È stato lui, cioè no, aspetta, frena. Ma chi? Frena. Guarda che le impronte non sono della, cioè, allora, questo forse non è chiaro. Quando noi vediamo delle impronte, non sappiamo di chi sono. Potrebbero essere di tutti. Di tutti, possono essere anche mie. Anche le tue. Io posso solo mettere di quanto tempo fa devono essere le impronte, ok? Posso scegliere che siano di ieri notte, di due giorni. In questo caso sono le impronte di ieri notte, ok? Però io non posso sapere di chi sono, ok? L'unica cosa che noi sappiamo in questo, ma effettivamente non è una grande indagine, ma è meglio di niente. L'unica cosa che noi sappiamo ora in più è che praticamente qualcuno si è introdotto nella cosa, nella stalla di Anna. E mi ha rubato il cavallo. Non sappiamo, potrebbe averlo anche rubato. Fatto sta che qualcuno si è introdotto stanotte. Ora, senti, il laccio l'ho trovato persona... a terra. Quindi è stato o accoppato. Se l'ha rubato con insellato o l'ha accoppato. Potrebbe averlo accoppato, effettivamente. No, poverino. Povero cavallino. Sì, ma che siete, un duo? Il duo corale? No, stai lontano. No, state vicini, che siete molto bellini. Va bene. Allora adesso, siccome non possiamo... Anna, il tuo cavallo è morto. Pazienza. E scusa, come vengo alla ricerca delle cose? Ne compriamo un altro. Non è un problema, perché noi andiamo da Feri, che c'ha dei cavalli, e ne rubiamo uno. Cioè, glielo chiediamo in prestito. Non si rubano le cose. Lo affittiamo. Quattro. Lo affittiamo. Io ne ho tre.
Quanti cavalli? Io ho due cavalli e un mulo. Un mulo. Tu vai sul mulo. Va io bene? Sul mulo, sì. Va bene. Perfetto, perfetto. Bene, che sarà un mulo su un mulo. Venite, venite, andiamo da Feri, venite. Andiamo! Tra l'altro, noi potremmo anche provare a cercare le tracce del ladro del cavallo di Anna. Però, Anna, allora, io ti dico, ho già dei sospetti, ovviamente. Il primo sospettato è Mario. Perché Mario è un ladro, si sa, no? Un Mario già me l'ha fatto sul scherzetto del cavallo. Molto schifoso, Mario. Fa veramente schifo a volte. Qua c'è una barca? No, ma la posso fare io. Ce l'ho io la barca! Non c'hai una barca, non perché io vendo le barche. Ma non allora, ce l'ho la barca! No, allora, io ce l'ho la barca. Addio! Io non ce l'ho la barca. Allora, sali sulla barca, Alex, 5 euro. 5 euro. Così, vada paga! A piedi. Alex. Vada a piedi. Vabbè, vabbè. No, 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 allora, 5, hai usato già una parte del passaggio, 5 euro. Allora, aspetta che lo uso tutto. Sali con me. Sali con me, stai zitto. Ah, Stre, non provare a rubarmi la clientela, sai. Alex? Alex. Ti sto pagando, stai calmo, Sì, mi ha pagato, siete sicuri che mi ha... San potete sicuro. Confermare il pagamento? Non possono controllare no, che non possiamo. Il pagamento. Beh, no. Guarda che poi controllo se mi hai pagato. Aia. Aiuto! Ho pagatissimo. Aspetta, mi sono scavato. Ok, sono fuori. No, Stre! Cosa c'è? Levati da sopra con sta barca grassa. Aspetta. Che l'hai rubata? Ma ecco, ho fatto bene, non ti permettere più di invadere. Non... Guarda che costa. Allora, ti saccagno. Non invadere mai più il mio business di barche. Ti è chiaro? Guarda che posso diventare molto cattivo. Ti faccio un paio di scarpe di cemento. Andiamo. Oh, c'è Fede. Ok, Feri con la nuova tinta di capelli. Aspettate un attimo che la sposto, Feri? Ehi, ciao. Buongiorno, è oggi molto triste, molto giù di corda oggi. L'altra volta perché ha saputo del mio cavallo, ecco perché. Allora, siccome il cavallo di Anna è stato sturato, abbiamo bisogno di due cavalli nuovi. Sì, ma te borbotti veramente. Ma cosa sei, Giorgio? Parla un po' più, dai, un po' più di gioia. Io sono Giorgio. Brava, allora tira fuori un po' di voce che l'ultima volta simpatica. Davvero? Ecco. Bravo. L'ultima volta nei commenti hanno scritto che sei simpatica, lo sai di essere simpatica? Grazie, sì, lo so. Sì, grazie. Ma invece non è vero, probabilmente si sbagliavano, parlavano di me. Non è vero. Dobbiamo andare a prendere hai un cavallo da prestare? Un cavallo? Sì, ce ne ho tre. Ve uno ce ne basta. Uno solo. Me lo posso prestare? Sì, molto volentieri. Grazie. Sì, io ti pago l'affitto, Andiamo a casa tua a prenderlo. Sì. Però, scusa, aspetta un attimo. Anna, hai la sella? Certo che ce l'ho. Ok, meno male, perché altrimenti ce lo portavamo a piedi. Era una cosa raccapricciante. Ma se mi piace, lo compro pure. Brava, ecco. Perché noi ci abbiamo i soldi da spendere. E soprattutto. Sì, vaffanculo. Ma non dovevamo rubarlo. Cosa? Allora non ve lo presto. Era un'idea. No, non è vero. Era un'idea. Io mi dissocio da questa cosa e lo pago. Era solo un'idea. Perché sono una persona onesta. Sai quando tipo dici quelle cose, dici tipo, ah, mi piacerebbe, che ne so, mangiarmi una torta intera. Però poi non è che lo fai davvero. È solo così. Detto così, tanto per. Allora, Anna, quale ti piace? Quale ti piace di più? Ah, tra l'altro, comunque, Feri, sei sospettata, Perché come tu c'hai un sacco sospettata? Di. Sei di brutto sospettata. E poi quando parli con cavalli me... ha. Stai zitto, te, perché altrimenti ti giuro che ti infilo tutta. La vedi questa spada? Lo vedi? Quanto sarà lunga sta spada, secondo te? Stima, 40-50 centimetri. Ma anche 50, secondo me. Ora, secondo me, tu non sei lungo 50 centimetri dal sedere alla Forse... Ma possiamo parlare di Anna per cortesia ogni volta? Forse questa parte è meglio che la taglio. Vabbè, grazie. Dicevamo, quindi, tu sei sospettata. Perché sei sospettata? Perché avendo tutti questi cavalli potresti magari aver voluto uccidere il cavallo di Anna per togliere di mezzo la concorrenza. Ma assolutamente no. Dove eri stanotte? Io non posso uccidere i cavalli. Allora un alibi. Stanotte hai giocato stanotte? No, questa io notte dormivo scorsa. Questa notte. Dormivano tutti. Infatti cavolo, che strano. Cosa fai? Cioè, scusami. Cos'è? È finto allora. È un alibi finto. Dormivano tutti. Cioè non è vero a sto punto. Allora questa notte sognavo. Va bene così? Che meglio. Cosa hai sognato? Forse i cavalli morti? I cavalli di Anna morti. Alex. Cavalli morti. Che cosa hai sognato? Ve ho sognato le montagne russe. Ecco. No, mi sembra finto come sogno, secondo me no, è molto sospetta. Se molto perché hai paura poi, delle montagne russe? Un'altra domanda per te, signorina. Sto cambio di capelli, di solito quando si cambia il colore di capelli si vuole nascondere qualcosa. No, sono andata dal parrucchiere. Sì, vabbè, lasciamo stare. Sei sospettata. Molto sospettata. Beh, bel parrucchiere. Abbiamo lo stesso colore. Sono il più bravo. Ma stai zitto. Prima che io ti uccida mortalmente. Bene, Anna, quale cavallo ti piace? Questo qua bruciacchiato? Con le macchie larghe. Con le macchie larghe, com'è? Sì, questo qua. Aspettate che niente. Cosa c'è? È vero che hai le macchie larghe? Guarda, sei tutto... come una calza slabbrata. Una calza maglia larga.
rimasto. Alex, vieni qua, ti voglio bene. Vieni, esci dall'acqua. Abbracciamoci. Sì, abbracciamoci. Mi sta odiando un botto questo cavallo. Prendi il cavallo, Anna, dai. Ma mi sta odiando. Vedi, i tuoi cavalli sono un po' arrabbiati. Sono un po' ok, andate, è mio. Ok, perfetto. Okay, quanto vuoi? Lo devo pagare? No, glielo pago io, Anna. Io lo pago, è mio. Vabbè, pagaglielo tu. Quanto, per quanto Anna vuoi? Faccio 100. Cioè, preso in giro a Feri così. Vabbè, ascolta, facciamo una cosa. Lo affittiamo e basta per adesso, va bene. Poi va dopo bene. Sei bravo. Dopo tardi, ho già pagato, andiamo. Vabbè, okay. Anna si sa fare con gli affari, Grazie, no. Anna. Anna è veramente un affarista. Adesso ti lasciamo perché noi dobbiamo andare a fare un'indagine molto importante che stiamo andando, pensa tu, Feri, a cercare la persona. Non devi dirglielo. Vabbè, ma lei è abbastanza brava. Lei. Non sono stata io ancora. No, questa non storia. È stata lei. Non è stata. Secondo no, questo è un altro Alex. Crimine. Questo è un altro crimine. Non è il cavallo sporco di Anna. Questo è chi ha rubato tutte le nostre cose. Ti ricordi un mesetto fa che ci è sparito esatto, tutto? Sì, ecco, noi stiamo sì. andando a cercare. Vedi com'è triste Feri quando se ne ricorda. Sono tutti tristi quando molto si ho perso tutto. Sì, tutti lo i so. Diamanti, smeraldi. Brava. Tutto. Esatto. Quindi noi stiamo andando a cercare quello che ha rubato. Io ho trovato il modo di seguire le sue tracce. Però è molto difficile. Quindi ti saluto. Ciao, arrivederci. Buona vi fortuna. Saluto. Ciao, grazie per il cavallo. Figurati, grazie a te. Grazie a te per i soldi, certamente, esatto. Mi sono arricchito tutto a umma umma. Certo. Ciao. Ah, ciao, mamma mia, Stre. No, aspetta, devo ucciderlo. Devo farlo. No, no, non esiste. Cioè, tanto sono più veloce. Ma cosa sei più veloce? Guarda, sei più veloce soltanto perché fai le puzze col sedere, quindi ti danno la propulsione. Cioè, ma Alex, zaccagnalo per me, per favore. No, non arrivo. Cioè, è veramente è indecorosa come per c'è. Perché ce lo portiamo a pre? Vieni qui, Stre. No, non ho la barca. Te la do io la barca, nel sedere te la do la barca. Noi ce l'abbiamo però. Alex, zaccagna. Fai prima che ti fermi così, ti zaccagno un po'. Poi mi stanco e non ti uccido. Oh, tiè. Due. Ok, basta. No, basta. Basta così. Però porca miseria, dai. Ma certe uscite, Stre, io non lo so. Oh. Bene. Quindi dobbiamo partire. A quanto pare alcuni di voi hanno bisogno di un passaggio molto interessante. Dunque, abbiamo qui il mulo per Alex. Devi pagare, sì, però mio. Fermo, dove vai? Come io devo pagare? Tutto devo pagare. Preferisco andare a piedi. Ma ascolta, figlio dei fiori, prima di tutto non puoi andare a piedi perché non dobbiamo aspettare il tuo sederone. Seconda cosa, lo devi pagare. Pagami 20 euro. Ma non per è che noleggio. Si può andare a cavallo in due? 20, no. Non si può andare a cavallo in due. 20 euro per okay, il noleggio. Ok, ti pago 20 20, euro. Guarda il controllo se non mi paghi 20 euro. 20 euro. Bene, sono arrivati. Puoi prendere Stre, tu ovviamente stai prendendo gratis. No, perché un cavallo ancora bianco ancora di più devi prendere. Devi pagare 30. Cavallo bianco giusto. Pagami okay. 30 guarda che controllo. Se non mi arrivano t'ammazzo, No, ecco lì sono tre. No, no, Stre, ti squarto la vita. Dammi altri 27, grazie. Anzi, per aver cercato di truffarmi. Prima mi paghi 27, se no ti tolgo la vita. Veloce, grazie. Fatto. Molto bene, molto onesto, veramente. Guarda che schifo. Sei più onesto delle pubblicità dei detersivi. Esci. Chiudiamo. Andiamo. Siamo pronti. Andiamo. Siamo pronti finalmente. Vai, a quanto guidaci. Sembra. Tra l'altro, qui c'erano le pozioni che Mario mi ha consegnato. Pozioni dal bravissimo vicino Metal Mavio. Me le ha consegnate, vi dico solo, con tipo 4 settimane, forse anche di più, 6 settimane di ritardo. Ah, poco. Vabbè, meglio tardi quindi, che mai, dai. Ma insomma, Stre, cosa? Si è incastrato il cavallo. E niente. Se tu mi ammazzi il cavallo, io ti ammazzo. Cosa stai facendo? Scusami. Stre? Ma giuro che non va avanti. Dai. Ma vai. Ma è legato, raga, ma siete impazziti tutti e tre? Stre, ma cretino. Non è sì, certo che è legato. È. Bugia. No, Stray, cioè Stray, io non ti sopporto. No, vabbè. No, poi non ci credo. Io l'ammazzo io. Ma non si vedeva la cordicella. Ma non si vedeva, guarda, andiamo, la cosa, dai, il cervello tuo non si vedeva. Aia! Aspetta! Questa è colpa di Stray sempre. Stray, non ti far vedere, guarda. Devi mettere dietro perché, guarda, tra Minecraft estremo dove rischia di morire ogni 3 secondi. Qua, che pure è peggio perché fa tutte le... più veloce. Devi stare zi... Ma il mio asino va lento. Stray, cosa t'ho detto? Ok. Ciao, vai dietro. Speriamo che arrivi qualche birbaccione nel bosco. E non te lo dico cosa ti deve fare, ma penso che tu lo possa immaginare. Noi altri andiamo invece, va bene? Mi raccomando, voi vi... Allora, l'ultima volta vicino. Le tracce si fermavano vicino al fiume e alla montagna. Insomma, dimmi te se si può investigare con un disturbatore che ti viene dietro. Poi già da vederlo, già dalla skin, guardalo là dietro. Cioè, cos'è lui? Cos'è?
a cosa serve? È un gatto rosa. Sì, ma fa schifo, cioè è fastidioso. Andiamo avanti, va. È un gatto rosa fastidioso? Sì, ma molto. Comunque, eravamo arrivati di bianco blu. Stai zitto. Eravamo arrivati da queste parti, ok? Quindi dobbiamo riuscire. Ma io non vado su. Saltare, perché il tuo cavallo non è grasso come, cioè, andiamo avanti. Ma è un asino, okay? Come fa a saltare? Non saltano gli asini? Poco, non come i cavalli, ok? Vabbè, okay, tu, okay, piano piano, la strada alternativa. Anna è rimasta dietro invece, bravissima. Non sono capace. Le saliamo le scaline, brava. Oh, vedi che sei brava. Adesso, in teoria, le tracce si interrompevano sopra quella montagna. Quindi, esatto, se questo ladrone mosticone, che poi non c'è manco da scherzare perché è un infame davvero, è andato da questa parte, in teoria, se io prendo la lente di ingrandimento, ma io le vedrò anche da cavallo le tracce, perché me lo domando, secondo di brutto. Voi devi scendere. Pure secondo me devo scendere, ma tu non borbottare perché mica sei giù. Non è vero, ne vedo una! No, ci sono. Ne vedi? Ne vedo una sola. Buono, una. Allora, più indietro c'è la montagnola, quindi praticamente più in qua non ce n'erano. Più avanti c'è una traccia che è comparsa adesso, cioè praticamente come io mi sono avvicinato, l'ho vista. Ce n'è un'altra qui però. Quindi praticamente mi sa che lui ha percorso un pezzetto di fiume, non è salito sulla montagnola. Forse ha avuto difficoltà come noi? Può essere, può essere. Quindi è uno stupido, stiamo capendo. Quindi è andato così e da qui è andato di così, ok? Credo. Sì. Qua, e qua mi sa che ha fatto questi blocchi di cobblestone, li avete piazzati voi adesso? No. Ok. Allora probabilmente li ha piazzati lui perché indica... È una prova. Cioè, l'impronta è proprio qua. Poi più avanti di così, secondo me lui, dove potrebbe essere andato? Allora, di là davanti non credo, perché sarebbe tornato vicino. Infatti, vedi, qua c'è un'impronta ed è andato di qua. Più avanti di qua c'è un altro crepaccio. Mamma mia, sei proprio investigatore. Molto, sono, guarda, sono triggered. Perché potremmo risolverla. Cioè, immagina se troviamo tutte le nostre cose. È un sogno. Io sono felice. È comparsa un'altra impronta qui davanti, proprio qua. E un'altra qui anche. Ma potremmo ritrovare tutte le nostre cose, buttalo via. È quello che sto dicendo. Sarebbe anch'io. Sarebbe veramente un bel sogno. Ma sarebbe, che si avverrà. Forse avvererà, Alex. Avvererà, avvererà. Okay. Allora qui c'è un'altra impronta. Però secondo me qui lui ha fatto un po'. Ne compaiono altre. Qui ce n'è una che punta di là. Allora qua ce n'è una che puntava verso dietro. Però secondo me è impossibile che lui sia tornato indietro. Forse si è solo girato per vedere tipo se qualcuno lo stava seguendo. Se qualcuno lo stava seguendo. Ricordatevi che adesso la lente è tarata sul giorno fantomatico, ok? Quel giorno terribile dove noi abbiamo perso tutto. Vi ricordate? È stata una cosa piangente, triste. Molto triste. Quindi adesso noi dobbiamo andare di qua e poi di qua. Vedi, perché lui ha girato. Questo qua si è fatto un giro veramente, raga. Cioè non ne ho idea io dove voleva andare. Per non farsi seguire magari. Però è strano perché ha fatto tutto un giro strano. Tipo di qua io impronte non ne vedo più. Di qua non c'è niente e nemmeno più in qua. È perché c'è la roccia. Quindi dice che ha camminato verso di qua sulla roccia. Può essere. Qua sopra, quindi ha salito la montagna. Magari ha continuato qua per la montagna, che c'è la roccia e quindi le impronte non si vedono. Potrebbe essere, cioè ha senso come prospettiva. Proviamo. Potrebbe quindi essere andato. Però se lui ha continuato qui. E poi non sapeva. Sulla neve, raga. Se lui ha lasciato neve! Le impronte, non si vedono sulla neve. E quindi no. l'abbiamo perso. Magari le impronte sono state coperte alcune dalla neve. Ma allora l'abbiamo perso di brutto. Raga, cioè se non troviamo impronte più avanti qua, l'abbiamo perso. C'è forse un'impronta giù. Qua, c'è un'impronta qua, qui sotto. Buono. Però indica verso di... Raga, questo qua secondo me... Ma ci stiamo perdendo. Ci stiamo perdendo, siamo sempre vicino poi. Non stiamo andando da nessuna parte, perché le impronte sono tutte vicine. Vabbè, e poi allora... può essere che quelle che indicano indietro sono quelle di quando lui si è avvicinato al villaggio. Anche. Proviamo comunque a continuare in questa direzione, perché mi sembra la più sensata. Cioè secondo me se lui si doveva allontanare dal villaggio, deve essersi allontanato da questa parte per forza. Ma e voi poi non vedete niente? Anche il fatto che le vedo solo io. Ma infatti noi non le vediamo, quindi non sappiamo neanche. Ma non ne hai un'altra? No, ma non è la lente. La lente è solo così. Però il fatto è sbloccato solo su di me. Qua ce n'è due. Qua sotto, due. Indicano una verso di là. Una verso di là e una verso dietro. Quindi queste sono di quando lui. Forse questa è la strada giusta. Ce n'è un'altra di qua anche, eh? Ce n'è un'altra di qua. E possiamo provare ad andare di là. Ce n'è una di qua. Dobbiamo provare. Proviamo ad andare di qua, perché secondo me è l'unica. Perché effettivamente ne compaiono poche, perché forse lui stava andando anche molto veloce. Poteva essere che stava correndo. Può essere. Qua ce ne sono un cifro. Qui ce ne sono tante. Una, due, tre, quattro impronte qua. Come se si fosse fermato, avesse guardato dietro. Ascoltate, secondo me ci vuole tanto tempo. Ci vuole proprio tanto tempo per trovare dove dobbiamo arrivare fino alla fine, ok? Ci vorrà del tempo, quindi secondo me questa cosa ce la dobbiamo fare noi, ok? O casomai continuarla nel prossimo. Fatemi sapere se volete partecipare a tutta l'investigazione o se volete che noi troviamo il posto e poi vi facciamo vedere che cose eventualmente troviamo alla fine. Per il momento però dobbiamo fare una trattativa veloce qua, perché mi è venuta in mente una cosa. Alex. Cosa?
Mi serve una costruzione. Non ti posso dire di che cosa si tratta perché ci sono orecchie indiscrete. Però mi serve una costruzione. Stai zitto, sei un'orecchia indiscreta. Bene, contrattiamo per il mio prezzo. Allora, tu sei un po' quello abile con le costruzioni di solito. E ho visto che Strea ha messo in mano un blocco di lana. Hai tanti blocchi di lana. Tanta lana. Quanta lana hai? Tutti i colori più o meno? Ne ho tantissima. È buono questo. Allora, ok, facciamo così. Io ti offro per questa costruzione segreta che ti richiederà all'incirca un'ora di lavoro, ti offro 200 euro, però 200 euro? In più ci metto anche i materiali, cioè pago a Strea i materiali, okay? Quindi va bene. Ti dico anche che è una costruzione che c'entra con il ritrovare il killer, quindi farai anche un bene per la società. Cioè il killer, sì, senti a me, il killer è quello del quartiere. Qua è il ladro. Il ladro o l'infame che ci ha distrutto le cose. Allora secondo costruirò me... più, con più gusto. Bravo, costruisci meglio. Poi 200 euro a te. Tu quanto vuoi per una fornitura di lana? O tutta la lana che gli serve il a lui? Il cavallo. Va bene, mi va di brutto. Ok, mi sta benissimo. Perfetto, prenditelo. Quanto abbiamo detto? Quindi 100, 200, giusto? 200, 200. Sei sicuro di meritarteli? Più materiali compresi. Più materiali compresi. Ma i materiali te li ho già offerti io. Tieni, ecco qua. Sei contento? Ok, sono contentissimo. Beh, tu, Anna, vuoi partecipare a tutta questa cosa o sei no, lì perché che... ho perso il cavallo. Brava, complimenti. Molto brava. Lo vedete brava. In giro? Io no. È qui, qua, Anna. Anna, sei terribile. Io non cioè... lo vedo. Ti ricordi quando tu non vedevi più vero, il tuo sì, cavallo? E io infatti non vedo più l'asino. Povero asino. Il tuo asino è lì. Beh, vuol dire che c'è una zona un po' particolare che se buggano gli animali, va bene. Facciamo una cosa intelligente, allora non rimaniamo troppo tempo qua. Alex, il tuo asino è lì davanti a te. Davanti. Ah, io prendo l'asino, no. Alex prende il mio cavallo. Sì, ok, mi sembra. E chi prende quello di Anna? Ragionevole, l'abbiamo appena detto. Ah, scusa. Buongiorno, sei furbo, No, lui è veramente, guarda, sì, è arguto. Come... il più veloce. Sì, il più veloce anche di cervello, come un picchio pazzerello. Continuiamo ad andare di qua e vediamo se becchiamo altre impronte noi.